Buongiorno a tutti, oggi è il 17 aprile, giornata dedicata a una giornata a bordo di Levina Italia. E mi è arrivata questa simpaticissima sorpresa da parte degli amici del Circo Massimo, che mi hanno mandato questo bel modellino, riproduce in scala Levina Italia, con questa lettera di accompagnamento, che dice al chirurgo vincitore: un modello schematico e tricolore della tua nave ospedale scuola, il Credo di Levina, dagli amici del Circo Massimo, Roma, 17 aprile 2014. Veramente una cosa grandiosa e che a Levina sarebbe stata molto gradita. Buongiorno, sono stato invitato dal professor Gentilini, che è il presidente di MedMed, a questa giornata dove si svolgerà un evento per informare tutti gli amici convenuti di quello che, di quale sarà di qual è il progetto e come verrà esplicato nel tempo. Io mi occupo della parte psicologica e farò un intervento nella seconda parte della giornata. E allora sono l'ammiraglio Martinez, è ovvio che parlando di una nave che deve andare sul lago Vittoria, una nave ospedale, la Marina Militare le ha avute da sempre, dal Regno d'Italia. Nella battaglia di Lissa, sfortunata, c'era una nave ospedale, la Washington. Durante la Seconda Guerra Mondiale le navi ospedale erano 20 e trasportarono 250.000 feriti e ammalati dalle sponde della Libia e dall'Albania verso gli ospedali metropolitani. Quindi la Marina Militare ha una certa competenza per quanto riguarda le navi ospedale ed è vicina a questo progetto del professor Gentilini che vuole portarne una sul lago Vittoria. Grazie. E sono qui, diciamo, per prendere parte anch'io e poter cooperare in questo magnifico progetto. Il mio contributo sarà sugli aspetti della chirurgia a bordo della nave, con la speranza di poter portare anche a bordo di Levina le nuove tecnologie chirurgiche. Sono Gloria Fogliero, uno dei soci fondatori di MedMed. Buongiorno, sono Michele Paradiso, medico internista che si occupa di tematiche cardiologiche. Sono qui invitato da Luigi Gentilini, che conosco da oltre 10 anni, per parlare dei problemi delle patologie cardiovascolari che non riguardano semplicemente, come si può pensare, solo i paesi ricchi, ma che coinvolgono anche i paesi in via di sviluppo e apparentemente esenti nell'immaginario collettivo da queste patologie. Quindi sono molto contento di potermi confrontare con altri colleghi. Sono la dottoressa Zagui Claudette. Io sono venuta qui per illustrare, come dire, l'ipotesi di un centro di dialisi sulla nave. Io sono una dottoressa, mi occupo di dialisi, di tecniche dialisiche. Sono il dottor Anconidani, faccio parte di MedMed e sono il direttore amministrativo. Ho già avuto 2 esperienze in Africa con Luigi e oggi cerchiamo di portare avanti fino alla conclusione il progetto di FMH. Buongiorno, sono Francesca Giuliani, Adele, e noi siamo qui perché siamo pazienti del professor Gentilini. E quindi abbiamo colto l'occasione per venire a sentire questo tema interessante e anche imparare qualcosa. Brunella Pavesi. Perché qui? Perché devo raccontare qualcosa che riguarda la telemedicina per la parte di telecomunicazioni.